Abbiamo cercato di costruire una mostra diversa dalle altre, considerando che Arachi è esposto in tutto il mondo, in tantissimi musei, quindi non volevamo ripetere altre mostre, ma soprattutto abbiamo pensato di fare qualcosa che potesse in un certo qual modo anche dialogare con la storia delle città e con l'Italia. In particolare questa mostra rispetto ad altre e sicuramente rispetto a quelle fatte in Italia negli ultimi 20 anni è diversa perché per la prima volta ripercorre un po' tutto il percorso di Arachi, quindi la sua carriera dall'esordi, dal 1963 fino ad oggi. Quindi c'è il primo lavoro prodotto da Arachi, quello dedicato ai due ragazzini vicini di casa, Sacchini e Mabo, a due lavori realizzati appositamente per Siena, infatti conclusi uno il mese scorso e l'altro ancora in progress.